Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questa nuova video presentazione. Come potete vedere abbiamo questo grande bestione, il Cat Challenger MT, che non mi ricordo più, ok? Che tra l'altro andiamo a vedere già sullo store, almeno mi ricordo il nome. Challenger MT 865B, fatto da Seed Modding con la collaborazione di Marlin 3D e il suo staff, penso che sia. Abbiamo un bel 275.000 euro di prezzo, quindi se non avete questi ve lo prendete in quel posto. Abbiamo una bella potenza di 510 cavalli segnato da lui, però ringrazio un certo Maurizio che mi ha fatto notare che in realtà ne ha 580 di cavalli, perché il suo ha detto che ne ha 580, quindi passiamolo per 580 cavalli. 25 euro al giorno. Boh, lo trovate, vabbè, categoria trattori. Allora, joystick. Allora, io adesso penso sia un modello fatto per il 15, perché ho notato che nello zip ha delle cose riguardanti il 13, però io so che questo è stato fatto appunto per solamente per il 15. Come modello non è male, ricordatevi comunque che è una versione beta, per cui sarà ancora da sfornare varie versioni sicuramente, farà delle migliorie. Il modello va bene, sì, dettagli così, texture un po' maculate mi sembrano, un po'. Sono le texture praticamente dei mezzi di default, perché hanno una reflection sì, ma sono un po' maculate, vedete, tipo adesso vi faccio vedere qua. Vedete che sono un po' macchiate, un po' rovinate, non è questione tipo di vecchio e cose varie, ma bensì sono le texture che sono fatte così, belli cingoli. Peccato che magari dargli un po' un effetto un po' rovinato, perché i cingoli un po' rovinati sono stupendi. Bello tutto il suo apparato sollevatore posteriore, vedete che anche qua è tutto maculato, ci sono dei pezzi rossi qua, guardate. Per me poteva dare, non dico un effetto vecchio, ma comunque dare delle texture un po' diverse. Ma comunque sul modello non ho niente da dire perché è veramente molto bello. Prese idrauliche qua, per le prese idrauliche. C'è tutto qua. Davanti ovviamente il suo zavorrone. Eccolo qui con addirittura una corda, sembrerebbe. Sì, una specie di, non so cosa serva. E ok, questo ripeto, un 580 cavalli, io l'ho visto dal vivo da Casella Macchine Agricole e comunque è un gran bel bestione. Però questo non so se è il più grande della serie, adesso non mi ricordo, però penso proprio di sì. Mi sembra un po' troppo largo. Il muso mi sembra veramente tanto largo rispetto a quello che ho visto io. Perché mi sembra di aver visto la da Casella il più grosso, e io me lo ricordo il muso un po' più strettino, ma comunque devo dire che non è per niente male. Vedete qua abbiamo i fari che sono, non è neanche in, sì, ciao, sono praticamente, credo siano delle foto piazzate lì, però vabbè, fa niente. Abbiamo i suoi segnali di ingombro, eccoli qua, 1 e 2, specchietti, adesso non mi ricordo se sono funzionanti o meno. Saliamo a bordo che vediamo le funzioni. Vediamo un po' se ci fa passare di qua, dato che io ero salito, avevo fatto anche la foto su Facebook. Sì, ci fa salire qua. Ok, interno, come vedete, carino, specialmente la plancia dei comandi qua di fianco è veramente bella. Vedete, c'è anche il suo computerino. Abbiamo il cruscotto con lancette animate, vedete? Bello il volante, sembra una navetta spaziale. Lancette animate, gasolio, acqua, olio e cose varie. Abbiamo i giri, la velocità mi sembra che sì, c'è lì sotto nel pannellino, vedete velocità e giri motore. Poi abbiamo tutte le varie, vedete le frecce con segnalatore sul cruscotto. Abbiamo le luci anche qui segnalate sul cruscotto, vedete tutto segnalato. Adesso non so se si illumina anche di sera. Cioè, sì, di sera, scusate. No, la plancia dei comandi purtroppo non si illumina. Fa
Facciamo un saltino alla notte prima di fare tutto. Real day night, guardate qua. Real night, scusate, non si vede una cippa. Come vedete abbiamo illuminato il pannellino lì e il cruscotto. Accendiamo le luci, vedete che si illumina tutto il cruscotto, non la plancia dei comandi. Accendiamo tutte le luci, guardate che luce che fa. Lo vediamo subito. Belle queste luci così giallognole, mi piacciono un casino, peccato per il cerchio intorno. Però queste luci giallognole così mi piacciono veramente veramente tanto, quindi un'ottima cosa. Spegniamo tutto, torniamo alla luce del sole. Buonanotte, alla luce del sole. Ok. Va bene, vediamo un po' con l'F1. Allora abbiamo con left, col control sinistro e l'Y possiamo personalizzare la targa. Quindi io metto giallo. Adesso qua FG S, torniamo indietro. Giallo farmer. Qua metto L di Linda, che è L di farmer. Mettiamo 92 93, che è la data di nascita di Lady Farmer, 92-93. Ok, facciamo così. Eccola qui la targa, vedete? Viene qua sopra la cabina. Poi vabbè, keypad 5 e keypad 6, numpad 5 e numpad 6. Abbiamo luci alte e luci basse, che abbiamo già visto fare alti da lavoro e fare i posteriori e bassi. E con l'F ci accendono queste qua. Ok. Frecce, tutto funzionante, destra, sinistra, sia sopra che sotto, e destra qua anche sui segnali, sembrerebbero i segnali di ingombro. Specchietti funzionanti, vedete che sono bassi rispetto agli altri trattori. Non abbiamo altro perché avevo visto anche avevo visto l'IC. Qui abbiamo praticamente, se avete il drive control, abbiamo l'inversore, vedete? Cambia anche avanti e indietro. Non è che non frena né niente, quindi funziona solo da inversore, ma non avendo la drive control non mi serve, però è sempre una bella animazione. Non ha IC, non ha niente, per il momento è sempre beta. Come vedete i cingoli si comportano bene, girano perfettamente, non c'è niente da dire. Scivola un po', questo ve lo devo dire, guardate, andiamo a driftare. Bello comunque il volante, ripeto, è veramente fighissimo. Velocità massima di 42 km/h, ha la cab suspension, vedete? Ha la cabina ammortizzato, sedile ammortizzato, vedete che drift. Quando giriamo, cingolo si blocca abbastanza bene. Il sound è quello del John Deere, che non mi ricordo quale, di Vasillis, ne sono praticamente sicuro che è quello. Lampeggianti funzionanti tutti e due, non in 3D ma normali. Qua abbiamo un po' di coltura appassite. E attenzione, vedete, con premi i tasti del mouse per tirare i comandi, con il tasto sinistro tenendo premuto possiamo allargare i cingoli, cioè allargare, sì, i cingoli, vedete? Non il cingolo in se stesso, ma proprio tutto il comparto dei cingoli si può allargare, vedete? Sinistra li stringete, vedete? E portandolo a destra allargate tutto il comparto cingoli. Se non so, questo se serve per questione di calpestamento terreno, cose varie, perché ripeto, io cingolati non ne conosco di questi trattori qua, non li ho mai visti praticamente, l'ho visto solo da casella, ma era fermo in esposizione. Andiamo dall'altro, che l'avevo già messo lì, così vediamo anche un po' come lavora. Cab suspension. Qui ci siamo fatti i soldi perché, come vedete, aspettate. Ah, questo vedete, c'è anche il segnale delle lampeggianti sul cruscotto. Scendiamo che andiamo a vedere un po' questo qua, che
li avevo già messo in campo ad arare. Come vedete adesso gli attacco il Moro Raptor 5 Vomeri di Ago, che comunque richiede 300 cavalli, non abbiamo 580, per cui non andiamo molto molto male. Abbassiamolo. Dirt, washable tutto, perché adesso vedete che iniziano a sporcarsi un po' i cingoli. Tiriamo via gli add perché mi stanno sulle balle. Lui comunque tira bene, anche perché ho provato attrezzi ancora più, che richiedono appunto ancora più cavalli, e lui li tira veramente degnamente, veramente veramente bene. Adesso aspettate perché... No, non avevo bisogno del cazzo di coso qua. A parte che qua sarebbe da arare perché ho perso i raccolti, ma sta mappa qua la uso solo per le presentazioni d'ora in poi e basta. Giriamolo. Comunque ripeto, bella mod, vedete interno cabina bello, sedile passeggero, peccato senza il C, senza niente. Abbiamo lo specchietto anche per vedere il nostro attrezzo. Plancia dei comandi bella, bella anche quella lì gialla con scritto Strautmann. Non so come mai ha messo la marca degli Strautmann. Radio, prese d'aria, eccetera, eccetera. Abbassiamo. Sì, vabbè, qua sto arando un po' alla cazzo in culo. Se guardate bene che scivola un po'. Però ripeto, è una versione beta, per cui penso che sistemerà il tutto in future versioni. Intanto vediamo, già giriamoci un po'. Vedete comunque avete una bella visuale, vedete che lui scivola e mi porta in fuori, cosa più che normale. Peccato questo scivolamento, perché comunque se volete arare è un po' bruttino da vedere. Ok, aspettate che mi metto qua, facciamo un ultimo pezzettino. Vedete il dirt incomincia a uscire sui cingoli, non sulla carrozzeria ancora. Ok, vedete scivolamento un pochettino. Però va abbastanza bene, dai. Nulla da dire su questo qua, dato che è uno dei primi cut fatti come si deve, perché comunque è fatto come si deve, lo potete ben vedere, fumata normale. E ok. Dai, via di qua. Vedete, i cingoli comunque funzionano bene. Guardate qua, drift. Ok. Va bene ragazzi, avete dato un po' un'occhiata a questo nuovo mezzo che è uscito tra l'altro ieri o l'altro ieri, adesso non mi ricordo quando è che l'ha messo sulla pagina, l'ho scaricato ieri. Mezzo comunque molto molto comodo, potente, per cui se avete attrezzi e cose varie che richiedono una bella potenza, attaccateci lui e andate tranquilli. Io li vedo sempre nei film video magari di killer, così di chi filma in campo, che comunque li vedo sempre arare o passare con ripuntatori e cose varie. Non ho mai visto in trasporto di carri, anche perché quei cingoli così sarebbe un po' complicato. Come texture, dimenticavo, vedete che ha la skitted cat, challenger e tutto quanto, uguale, fedele a quello che ho visto io da casella. Ripeto, mi sembra un po' larghino, quello sì. Poi ditemi voi nei commenti se vi sembra anche a voi o meno. Per cui ragazzi, link in descrizione da Modoster, uploaded, per cui se dovete scaricare da uploaded dovete cambiare DNS, mi raccomando. E basta ragazzi, io vi rimando nei prossimi giorni con serie FSH, serie Boscaioli o quello che capita, o con un'altra puntata dei Vigili del Fuoco. Per cui io vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!